Io penso che questo accanimento di Salvini contro i migranti nasconda il fatto che lui ha promesso cose che non potrà fare. Ha promesso al suo elettorato di rimandare a casa, dice lui, 600.000 migranti irregolari, così afferma. Bene, al Viminale gli hanno spiegato che senza gli accordi di riammissioni con i paesi di origine questo non si può fare. Tant'è che i governi precedenti di centrodestra fecero delle enormi sanatorie, proprio perché era chiaro che senza la collaborazione, senza la documentazione delle persone, non si può mandare in un non luogo personaggi, persone, figure che non hanno un'identità. Bene, allora, siccome c'è questa situazione, lui si accanisce sui migranti che arrivano via mare e lo fa in un modo disumano, lo fa prendendo in giro i migranti, schernendoli, dicendo che fanno le crociere, dicendo che è finita la pacchia, quando qui continuano a morire un sacco di persone. Allora, io penso che questo modo di gestire le cose sia non professionale, non sia all'altezza della sfida. Isoli l'Italia, perché per gestire i fenomeni migratori ci vogliono alleanze e accordi. Invece in 10 giorni è riuscito a alienarsi i rapporti con la Tunisia, peraltro paese con cui abbiamo anche un rapporto di riammissione, un rapporto bilaterale, ma così ha creato la tensione con Malta, con la Francia, con la Spagna. E qual è il risultato? Bella vittoria aver mandato la nave in Spagna grazie solo alla benevolenza del Presidente del Consiglio Sanchez. Bel risultato, ma quale vittoria? Che vittoria è questa? Quindi, nell'incapacità totale di gestire il fenomeno, lui si accanisce sull'anello più debole, sulle donne, sui bambini, sui migranti che sono in mezzo al mare, e in qualche modo mette anche in conto il fatto che queste persone non arrivino e che quindi, come dire, siano lasciate in balia delle onde, perché se lui non consentirà l'accesso ai porti, che succederà? Prima di fare gli accordi ci vuole tempo, non è che gli accordi si fanno mentre le persone rischiano di morire al largo nel Mediterraneo.